Montalcino è la capitale del Sangiovese, è una montagna magica che esprime un terroir che in pochi altri posti del mondo è presente, è così evidente. Montalcino mancava una cantina laboratorio, un ambiente in cui andare oltre alle tradizioni e alla quotidianità. Ecco che allora, dopo tanti anni di mestiere come consulente, globetrotters in giro per il mondo, ho pensato bene di creare una cantina che qualche tempo fa era un vecchio granaio del Consorzio Agrario di Siena e si trovava a Torrenieri. Oggi finalmente è una location speciale nel cuore dei migliori crew di Montalcino, vicino all'area di Castel Giocondo. Una cantina che contiene, oltre a spazi ampi dove si può lavorare con grande comodità, anche laboratori e ambienti climatizzati perfetti per l'affinamento dei vini in legni superiori. Qui arrivano uve da diverse parti d'Italia e anche dal mondo. Abbiamo vinificato uve antiche rumene, fete asca, lavoriamo regolarmente delle uve che arrivano dall'altopiano del Vulture a 700 metri di altitudine. Oggi la tecnologia permette, con l'uso del ghiaccio secco, di fare trasporti a temperature controllate e senza alcun processo di ossidazione per opera proprio attraverso la sublimazione della carbonica in gas. Una volta questa cosa non era possibile, la qualità dei vini si misurava sul tempo che c'era tra la raccolta e la trasformazione. Oggi invece questa è una cosa veramente superata ed ecco che Montalcino, che non è sulla strada a niente, può diventare invece un circo, ecco perché Wine Circus è il nome del mio laboratorio, un circo vero dove tutto è possibile e anche addirittura allo stesso tempo. Abbiamo un turnover continuo di stagisti che vengono da diverse parti d'Italia e del mondo. Abbiamo una convenzione con quattro diverse università e il supporto di professori e colleghi che in questa cantina, in questo ambiente, in questo laboratorio, trovano risposte anche alle loro domande. In un momento di così grande incertezza, del mondo della finanza, del mondo dell'economia. Molti produttori tentati e lanciati da questa avventura sono però frenati dal fatto che è un passo un po' nel buio, è un po' oblio quello di avvicinarsi al vino, perché l'agricoltura pretende dei tempi e dà delle risposte a volte molto lontane dall'investimento. E quindi è sempre molto rischioso e molto pericoloso. Wine Circus, nella sua idea di ricerca e nella sua dinamicità e poliedricità, lavorando anche fuori dalle aree di Montalcino, dà una grande chance, una grande possibilità a chi si avvicina a questo mondo. Offrendo che cosa? Offrendo un collaudo, offrendo uno spazio in cui sia possibile, prima di un'avventura, capire i limiti e le potenzialità del proprio progetto viticolo. In sostanza, un produttore può comprare un terreno, fare un vigneto favoloso, un giardino con le rose, curato con dettaglio, senza preoccuparsi di nessun investimento di cantina e andando, come dicono bene in America, in outsourcing, in questa cantina, in questo spazio, dove possono, con dei professionisti, misurare limiti e potenzialità del proprio vigneto prima di un'avventura, un investimento patrimoniale importante. Quindi, come dire, prima di capire se per una cantina vada chiamato Renzo Piano, per farne una struttura architettonica straordinaria, capiamo la qualità dei vini possibili e cerchiamo di adattare tailor-made, come dicono sempre in America, su misura, di costruire delle cantine che siano adattabili esattamente agli obiettivi possibili.